se vogliamo parlare dei tempi di quando è partito l'appalto, parliamo di oltre 10 anni. La notizia, beh, certo, come sapete, le difficoltà ci sono state, però mi pare che l'obbligo di tutti e il dovere di tutti, al di là delle difficoltà che non stiamo qua a descrivere, dobbiamo completare questo intervento e quest'opera. Quindi io sono tanto voluto venire perché venivo qui e quindi mi sembrava giusto fare una tappa importante in un servizio così fondamentale per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli. Dobbiamo ricordare che dobbiamo stare in particolare attenti a queste realtà, a queste domande delle famiglie. E poi aggiungo, noi abbiamo praticamente da dover definire alcuni finanziamenti che spero di poter chiudere nei primi 15 giorni di settembre, con una delibera unica che faremo solo per questo centro, per dare al comune ulteriori risorse, più di 200 milioni di 200 mila euro, per dare all'impresa la possibilità di riaprire subito il cantiere. Quindi questa cosa la faremo nei primi 15 giorni di settembre, quindi oltre i 130 milioni, 130 mila euro che abbiamo dato pochi giorni fa, daremo questi altri 200 mila euro, qualcosina più di 200 mila euro nei prossimi 15 giorni per poter riattivare immediatamente il cantiere, considerando che la ditta deve avere circa un saldo di 100 mila, quindi insomma siamo nella cifra. Poi ci metteremo d'accordo col sindaco per il resto e con gli amministratori, perché abbiamo poi un problema serio di completamento per altre quasi 1 milione di euro che noi abbiamo in cassa, cosa che ci dispiace, che noi abbiamo i soldi da dare, abbiamo problemi, il problema del vincolo del patto di stabilità, e quindi chiediamo al governo di darci un limite, cioè di darci la possibilità di poter spendere queste risorse. Finché ce la facciamo noi, e lo faremo fra 15 giorni, diamo il possibile per riaprire il cantiere. Ma il paradosso di questo paese, che si sta parlando ora dello sblocca Italia, non peraltro, no? Che questo paese è bloccato perché non fa spendere anche i comuni e le regioni che possono dare le risorse. In questo caso noi abbiamo le risorse. Il questione sia per la parte del settore. Quindi le due misure hanno la capienza economica. Quindi è la prima tema, se non ci sono i soldi, non perché si viene qui. Primo tema. Secondo, che è il tema più serio, purtroppo più grave, l'Italia è un paese complicato, come vediamo, e questo vale per i comuni, per le province, per le regioni e per il governo, le regole europee, chiamiamole come vogliamo. Teniamo tanti cantieri aperti e non li possiamo chiudere non perché ci mancano le risorse, ma perché non abbiamo la possibilità di spenderle, perché ci mettono dei tetti. Più di quello non puoi spendere, e è un limite molto grosso. Conti europei, che bisogna stare nei limiti del patto di stabilità, cose che chiaramente i cittadini capiscono meno, che vogliono risolti i problemi, ma noi dobbiamo anche spiegare. Allora, che cosa stiamo tentando di fare? Selezionare le cose proprio più urgenti, perché tutto non lo riesci a fare, perché pure se hai le risorse non puoi completare. E quindi rimarremo con tanti cantieri aperti che andranno lentamente avanti. Allora, cosa stiamo tentando di fare? Vediamo delle cose in cui dici, guarda, questa è essenziale. Allora, abbiamo messo questa tra le priorità. Come vediamo di risolvere i problemi, lo vediamo anche dal punto di vista con l'amministrazione, che cosa fare. Primo è sblocchiamo nei primi prossimi 15 giorni la quota che rimane di circa 200 mila euro, qualcosina in più, che permette all'impresa di avere quello che gli spetta, che ci riapra chiaramente il cantiere, quindi ha la possibilità di avere i cantieri e prendere il lavoro. Poi mancherebbero circa 900 mila euro per chiudere, diciamo, tutta la partita che riguarda l'infrastruttura, poi ci saranno i costi di gestione, queste sono le cose che vedremo dopo. E questi sono che pure abbiamo in cassa, abbiamo ora chiaramente difficoltà a poter garantire, mentre sui 200 io ti prendo l'impegno che facciamo nei prossimi 15 giorni di settembre una delibera per far riaprire i lavori. Qui che prima che arrivi la pioggia bisogna aprire il cantiere, questo mi pare la grande priorità. Sui 900 mila euro che rimangono, abbiamo i soldi, abbiamo le risorse, abbiamo un problema che non riusciamo a mettere nel tetto di patto rispetto ai limiti che abbiamo. Quindi potremmo darsi andare nell'anno nuovo. Tentiamo di farlo prima, chiaramente. Come possiamo farlo prima? Con due misure. Una, a vedere se ci riusciamo, dobbiamo studiare qualche meccanismo insieme all'amministrazione locale per vedere come fare. L'altra, chiaramente, è un appello al governo, che noi abbiamo già fatto, se lo avete fatto anche voi, perché il governo ce lo può risolvere la questione, cioè di darci una flessibilità di utilizzo di queste risorse solo esclusivamente per alcune tipologie di interventi. Faccio un esempio che può essere utile. Tutta la sanità, come sapete, è fuori patto di stabilità. Quindi la sanità, puoi spendere per la sanità risorse che non per le altre questioni. È evidente che qui stiamo in una zona molto legata, molto vicina, chiaramente
chiaramente è utile dire che per la normativa attuale queste strutture non rientrano nella spesa sanitaria, quindi non vanno fuori patto, non vanno nel patto di stabilità. Però insomma, se il governo ci dà una mano e ci dà una estensione di alcune misure sul sociale, per capirci chiaramente, misure questo è un socio sanitario, Presidente. Io parlo di socio perché sanitario è evidente la parte sanitaria, la parte sociale è prevalente, quindi la parte socio che attualmente è fuori patto, del patto di poterla mettere fuori patto, ci dà la possibilità di poter dare immediatamente gli 900.000 euro. Queste sono le due strade, però guardiamo le cose un po' alla volta, vediamo di fare questa delibera e poi chiaramente erogheremo al comune, perché chiaramente l'ente attuatore dell'intervento, questa cifra ulteriore che permetterà poi all'amministrazione comunale di poter riattivare il rapporto con l'impresa, il pagamento dei SAL e il riavvio dei lavori. Questo mi pare la cosa che possiamo. E poi la monitoriamo.